L'accesso al Machu Picchu. La zona archeologica in sé è accessibile sia tramite i sentieri in kayak che vi conducono, sia utilizzando la strada Hiram Bingham che risale il pendio del Machu Picchu dalla stazione ferroviaria di Puente Ruinas, ubicata in fondo alla gola. Nessuno dei due modi comunque esenti il visitatore dal pagamento dell'accesso alle rovine. La strada in questione, tuttavia, non appartiene alla rete stradale nazionale del Perù. Inizia nel paese di Aguas Calientes, al quale a sua volta si accede solo per via ferroviaria in circa 3 ore da Cusco o in elicottero. L'assenza di una strada diretta al santuario di Machu Picchu è voluta e permette di controllare il flusso dei visitatori, flusso che, dato il carattere di parco nazionale della zona, è particolarmente sensibile al sovraffollamento. Ciò comunque non ha impedito la crescita disordinata e criticata dalle autorità culturali di Aguas Calientes, che vive di e per il turismo, in quanto nel paese si sono sviluppate strutture alberghiere e di ristorazione di varie categorie. Per arrivare a Machu Picchu dalla principale strada Inca, il cammino è di circa 3 giorni. Per questo è necessario prendere il treno fino al chilometro 82 della linea ferroviaria Cusco Aguascalientes, da dove inizia il percorso a piedi. Alcuni visitatori prendono un'auto dislocale da Cusco all'Antetambo che attraversa la Valle Sacra degli Inca e di lì proseguono con un mezzo di trasporto fino al citato chilometro 82. Sul posto prendono la strada ferrata che prende i restanti 32 chilometri fino ad Aguascalientes. Machu Picchu, montagna vecchia in Quechua, è un sito archeologico inca situato in Perù nella valle dell'Urubamba a circa 2430 metri sul livello del mare. Vista nell'immaginario collettivo come i resti di un'antica e fascinosa città perduta, la località è universalmente conosciuta sia per le sue imponenti ed originali rovine, sia per l'impressionante vista che si ha sulla sottostante valle dell'Urubamba, circa 400 metri più in basso. Fa parte dei patrimoni dell'umanità stilati dall'UNESCO ed eletto nel 2007 come una delle 7 meraviglie del mondo moderno. È il terzo sito archeologico più grande del mondo dopo gli scavi di Pompei ed Ostia Antica. Nel 2003 più di 400.000 persone hanno visitato le rovine e l'UNESCO ha espresso preoccupazione per i danni ambientali che un tale volume di turisti può arrecare al sito. Le autorità peruviane, che ovviamente ricavano dai notevoli vantaggi economici dal turismo, sostengono che non ci siano problemi e che l'estremo isolamento della valle dell'Urubamba sia da solo sufficiente a limitare il flusso turistico. Periodicamente viene proposta la costruzione di una funivia per raggiungere la città del fondovalle, ma la proposta non è mai passata. La gola di Picchu, situata a metà strada fra le Ande e la foresta amazzonica, fu colonizzata da popolazioni montane non selvatiche provenienti dalle aree di Vicabamba e dalla Valle Sacra nella regione di Cuzco e in cerca di espansione alle loro frontiere agricole. Le prove archeologiche indicano che l'agricoltura è praticata nella regione almeno dal 760 a.C., a partire dal periodo dell'Orizzonte Medio, dall'anno 900 d.C., si registra un'esplosione demografica da parte di gruppi non documentati storicamente, ma probabilmente legati all'etnia Tampu dell'Urubamba. Si ritiene che questi popoli possano aver fatto parte della federazione Ayamarca, rivale dei primi Inca della regione di Cusco. In questo periodo si espande considerevolmente la superficie agricola artificiale, le terrazze, e ciò nonostante il sito specifico della città di Machu Picchu, la cresta rocciosa che unisce i monti Machu Picchu e Huayna Picchu, non reca traccia di essere stato edificato prima del XV secolo. Si suppone che la città fosse stata costruita dall'imperatore Inca Pachacutec intorno all'anno 1440 e sia rimasta abitata fino alla conquista spagnola nel 1532.
La posizione della città era un segreto militare ben custodito, in quanto i profondi dirupi che la circondano erano la sua miglior difesa naturale. Difatti, una volta abbandonata, la sua ubicazione rimase sconosciuta per ben 4 secoli, entrando nella leggenda. Scoperte archeologiche, unite a studi su documenti coloniali, mostrano che non si trattava di una normale città, quanto piuttosto di una specie di residenza estiva per l'imperatore e la nobiltà inca. Si è calcolato che non più di 750 persone alla volta potessero risiedere a Machu Picchu e probabilmente durante la stagione delle piogge o quando non c'erano nobili il numero era ancora minore. La città fu riscoperta il 24 luglio 1911 da Hiram Bingham, uno storico di Yale che stava esplorando le vecchie strade inca della zona alla ricerca dell'ultima capitale inca, Vilcabamba. Bingham compì parecchi di altri viaggi ed eseguì scavi fino al 1915 e solo più tardi si rese conto dell'importanza della sua scoperta e si convinse che Machu Picchu era quella che lui chiamava Vilcabamba. Di ritorno dalle sue ricerche scrisse parecchi articoli e libri su Machu Picchu, il più conosciuto fu La città perduta degli Inca. Paradossalmente Vilcabamba non era Machu Picchu, l'ultima capitale era a Espiritu Pampa, nascosta nella giungla a poche centinaia di metri da dove era arrivato lui durante le sue ricerche. Nel 2008 una serie di documenti scoperti negli archivi americani e peruviani da alcuni studiosi internazionali, tra cui lo storico statunitense Paul Greer, rivelano che il tedesco Augusto Beuys scoprì invece Machu Picchu nella seconda metà dell'Ottocento e costituì una società per sfruttarne le ricchezze. Beuys scoprì la località nel 1867, quindi 44 anni prima che l'esploratore americano Hiram Bingham la rivelasse al mondo occidentale. Greer e i suoi colleghi puntano a localizzare i tesori perduti, molti dei quali potrebbero essere finiti in collezioni private. Verso il 1440 la gola di Picchu fu conquistata da Pachacutec, primo imperatore inca dal 1438 al 1470, durante la sua campagna nei pressi di Vilcabamba. Si ritiene che Machu Picchu avesse, come la maggior parte delle Yaktas incaiche, una popolazione mobile che oscillava fra i 300 e i 1000 abitanti, membri di un'etnia, probabilmente la Panaca di Pachacutec e Atillas. È stato dimostrato che la manodopera agricola era composta di coloni Mitimaes o Mitmas, provenienti da luoghi diversi dall'impero. Alla morte di Pachacutec, conformemente alle usanze reali incaiche, Machu Picchu e il resto delle sue proprietà personali sarebbero state trasferite all'amministrazione della sua panaca, che doveva destinare le entrate prodotte al culto delle mummie del defunto re. Si presume che questa situazione si sia mantenuta durante i governi di Tupac Yupanqui 1470-1493 e di Huayna Capac 1493-1529. Machu Picchu dovette perdere in parte la sua importanza, trovandosi a competere in prestigio con le proprietà personali dei successori. Di fatto, l'apertura di una via più ampia e sicura fra Ollantaytambo e Vilcabamba, quella della valle di Amaibamba, disimpegnò la strada della gola di Picchu. La guerra civile inca e l'irruzione spagnola nel territorio di Cuzco nel 1534 incisero profondamente sulla vita di Machu Picchu. La collettività rurale del posto era composta principalmente da Mitmas, coloni di varie nazioni conquistate dagli Inca e condotti a forza nell'area. Essi approfittarono del crollo del sistema economico della regione per tornare alle terre d'origine. La resistenza inca degli spagnoli, comandata da Manco II nel 1536, convocò i nobili delle regioni vicine per integrare la corte del re nell'esilio di Vilcabamba ed è molto probabile che la minor nobiltà di Picchu abbia abbandonato la città in quel momento.
Documenti dell'epoca indicano che la regione era all'epoca piena di sfollati. Picchu sarebbe rimasta abitata e la sua esistenza attestata, come dimostra l'annotazione della città fra le colonie tributarie delle comienda spagnola di Ollanta e Tampo. Ciò non vuol dire necessariamente che gli spagnoli la frequentassero. Sappiamo infatti che i tributi di Picchu erano versati a colonizzatori una volta all'anno nel villaggio di Ollanta e Tampo e non riscossi sul posto. In ogni modo, è chiaro che gli spagnoli conoscevano il luogo, sebbene non esistano indizi che ne apprezzassero l'importanza di un tempo. I documenti coloniali fanno anche menzione del Curaca, forse l'ultimo di Machu Picchu, nel 1568, Juan Macora. Il nome Juan indica che era stato almeno formalmente battezzato e perciò sottomesso all'influenza spagnola. Un altro documento attesta che l'Inca Titu Cusi Yupanqui, che regnava all'epoca su Vilcabamba, chiese che i frati agostiniani venissero a evangelizzare Picchu verso il 1570. Non è noto alcun luogo della zona in cui il nome suoni simile a Picchu o anche Picchu o Picchu, ciò che fa supporre all'Umberas che i celebri estirpatori di idolatrie siano giunti sul posto e abbiano avuto a che fare con la distruzione e l'incendio della torre del Tempio del Sole. Il soldato spagnolo Baltasar de Ocampo scrisse alla fine del XVI secolo di un villaggio di edifici sontuosissimi in cima al fianco di una montagna che conteneva anche una grande aclawasi, la casa dell'elette, negli ultimi anni della resistenza inca. La descrizione breve che Ocampo fa dei luoghi riconduce a Picchu ed è significativo che si riferisca al villaggio con il nome di Piccos. L'unico toponimo a fine sembra essere Vitcos, ma individua un insediamento incaico completamente diverso da Vilcabamba. L'altro solo candidato possibile è naturalmente Picchu. Tuttavia non è definitivamente accertato se si tratti dello stesso luogo. Secondo Campo, nel villaggio sarebbe cresciuto Tupacamaro, successore di Titu Cusi e ultimo sovrano inca di Vilcabamba.
di Ollantaytambo. Le vaste e ripide terrazze che guardano le spettacolari rovine Inca costituiscono uno dei pochi luoghi in cui i conquistadores spagnoli uscirono sconfitti da un'importante battaglia. Il ribelle Manco Inca si era ritirato in questa fortezza dopo la sconfitta di Sacsayhuamán. Nel 1536 Hernando Pizarro, fratellastro di Francisco, giunse a Ollantaytambo con 70 cavalleggeri ed un gran numero di fanti, sia spagnoli sia nativi, nel tentativo di catturare Manco Inca. I conquistadores, bersagliati da una pioggia di frecce, lance e massi che provenivano dalla cima dei ripidi terrazzamenti, non riuscirono a salire fino alla fortezza. Con una brillante manovra, Manco Inca fece allagare la pianura sotto la fortezza tramite canali preparati precedentemente a tale scopo. I cavalli degli spagnoli si trovarono in difficoltà nell'acqua e Pizarro ordinò una frettolosa ritirata, mentre i suoi uomini erano inseguiti da migliaia di soldati vittoriosi di Manco Inca. La vittoria degli Inca però ebbe vita breve. Le forze spagnole fecero presto ritorno con un corpo di cavalleria quattro volte superiore a quello del piccolo attacco e Manco si rifugiò nella sua roccaforte nella giungla a Vilcabamba. Sebbene Ollantaytambo fosse una fortezza di grande efficacia difensiva, fungeva anche da tempio. In cima alle terrazze si trova un magnifico centro cerimoniale. All'epoca della conquista erano in costruzione delle splendide mura che non furono mai ultimate. La pietra usata per queste costruzioni veniva estratta da una cava sul fianco della montagna a 6 km di distanza in alto sopra la sponda opposta dell'Urubamba. Il trasporto dei massicci blocchi di pietra dalla cava al sito fu un'impresa fenomenale. Per trasportare i giganteschi blocchi attraverso il fiume, gli Incas adottarono una tecnica ingegnosa. Collocavano i blocchi sulla sponda del fiume e poi deviavano il corso dell'acqua facendola passare al di qua dei blocchi stessi. Pucara. In quechua, puca significa rosso e pucara fortezza, quindi fortezza rossa. Questo forte è costituito da grandi mura, terrazze e scale e faceva parte del complesso difensivo di Cusco in particolare e dell'impero Inca in generale. Quando fu costruito, probabilmente fu concepito in modo che queste aree fossero facilmente controllabili dai soldati che vegliavano sui confini dell'impero. Sebbene si sappia meno di Puca Pucara rispetto a quanto finora ricostruito sulla storia di molte altre rovine Inca, secondo la teoria più accreditata, questo sito fu eretto durante il regno di Pachacutec. Poiché era il nono sovrano dell'impero, si può presumere che Puca Pucara fu una delle ultime opere architettoniche di quell'epoca. Le pietre utilizzate per innalzare la maggior parte dei muri sono di forma molto irregolare, sagomate e collocate con la ben nota cura dell'architettura inca, privilegiando però costruzioni che fossero funzionali e dunque prive della famosa bellezza architettonica dei siti adiacenti. Per lo stesso motivo sembra presumibile che gli edifici e le mura siano stati edificati in fretta sull'ipotesi che per qualche motivo l'istituzione del quartier generale militare che in seguito divenne Puca Pucara fosse molto urgente. Quando fu costruita, le pietre di diverse dimensioni e forme che ora appaiono grigie potrebbero essere state effettivamente di colore rosso, da cui appunto il nome di Fortezza Rossa, a causa delle notevoli quantità di ferro contenute nel calcare utilizzato nelle mura. È in corso un dibattito su quale fosse la vera funzione di Puca Pucara quando l'impero Inca era ancora fiorente. Come affermato sopra, era almeno in parte una base militare e poiché si trovava su una strada così importante e si affacciava su molti luoghi sensibili, era certamente un ottimo punto di vista da cui individuare in tempo reale eventuali problemi di ordine pubblico. I funzionari avrebbero potuto sfruttarlo come posto di blocco lungo la strada, impedendo a coloro che apparivano sospetti di addentrarsi ulteriormente nell'impero, dove avrebbero potuto potenzialmente provocare disordini.
È un villaggio peruviano situato nella Valle Sacra sul fiume Urubamba. Il villaggio è famoso soprattutto per il mercato che si tiene ogni domenica, martedì e giovedì, un evento che attrae molti turisti dalla vicina Cuzco. Sul fianco della collina si trovano terrazze costruite dagli Inca ed ancora attualmente in uso. Queste terrazze furono costruite prelevando a mano il terreno più ricco dalle pianure sottostanti. Questo meccanismo permise alle antiche popolazioni di produrre molto più cibo di quanto sarebbe normalmente possibile ad un'altitudine di 3600 metri. Grazie a strutture militari, religiose ed agricole, il sito aveva un triplice obiettivo. Si crede che Pisac difendesse l'entrata meridionale della Valle Sacra, mentre Choqquerirao controllava l'ingresso occidentale e la fortezza di Ollantaytambo, quello settentrionale. La Pisac Inca controllava una strada che collegava l'impero Inca al confine della foresta pluviale. Secondo Kim McCurry, i Pachacuti costruivano molti centri dopo aver conquistato altri popoli per ricordare le vittorie. Tra questi centri ci sarebbe Pisac, a memoria della vittoria sui Cuyos, Ollantaytambo per quella sui Tambos e Machu Picchu per la conquista della valle di Vilcabamba. Altri storici ipotizzano che Pisac sarebbe stata fondata per proteggere Cuzco dai possibili attacchi degli Antis. In verità non si conosce la data di fondazione di Pisac. Non sembra essere stata abitata da etnie preincaiche, per cui la sua nascita è probabilmente posteriore al 1440. Fu distrutta da Francisco Pizarro e dai conquistadores verso il 1530. L'attuale città di Pisac fu fondata dal viceré Toledo più in profondità nella valle intorno al 1570. Si pensa che le più strette terrazze presenti sotto la cittadella rappresentino l'ala di una starna, Pisaca, da cui deriverebbe il nome del villaggio e delle relative rovine. Questi stessi uccelli sono molto comuni nella zona, soprattutto al crepuscolo. Guarda il profilo dell'Inca sulla montagna. Veloce Carlo! Rosso! Vai Carlo! Corri, corri, corri! Thank you.
locale a Lugo. Thank you.